il difetto forse dei critici, quelli molto giovani come te, anche come la signora, è che sono un po' troppo gentili. Invece sarebbe utile, ecco, io ve lo chiedo, se voi mi diceste, ma no, ma guardi che lei in questo momento è straparla, oppure mi sembra che non sia in piena lucidità, un pubblico che troverà giù di andarci adagio, fare 10 minuti e poi chiedere scusa e andare via. Me lo dice lei? Allora no, mi dia un consiglio. Lei più o meno sa che mestiere faccio io? Ecco, sì, no, ma adesso non sto scherzando, le sto domandando, lo sa che mestiere faccio io adesso? Faccio il seratante che vado per città, non, vabbè, 300.000 abitanti Messina, no? Quindi è una piazza piuttosto importante, ma in genere le serate si fanno in provincia, perché in provincia hanno una voglia pazza di verificare una cosa che tu hai detto. Che quello lì che loro vedono in televisione gli piace tanto e mettono addirittura l'orario, è in realtà come se l'erano immaginato, forse peggio, forse meglio. Oggi conta la qualità delle persone o la quantità delle persone in teatro? Scaro, sì, la qualità ormai delle persone che vanno a teatro sono quasi tutte vedove, penso al pubblico, è una cosa. Lui, per esempio, che è come si dice, il facitore, l'organizzatore di queste serate, sei anche tu, no? Mi dice, non ti preoccupare, qui c'è un pubblico magnifico, un magnifico teatro, solo giovanissimi, età media 60-70 anni, vedove, quasi tutte vedove. Le vedove hanno questa caratteristica, che queste vedove, quando muore lui, lui si trasferma da marito, si trasforma in cadavere. Perché? Perché loro abilissime riescono a una dieta saggia e lo ammazzano. In chiesa, tu le vedi, io sono ghiotto i funerali, e in chiesa sono disperate, tu come cazzo farà questa povera vecchia, madonna, 3 mesi. Madonna mia, un'allegria, perché si sono liberate di quella condizione di cittadina di seconda classe, che questi rompicoglioni di cadaveri futuri entrano a casa e dicono: sono stanco, ho fatto un caso tutto il giorno, ho toccato il culo, alla zero, è così. Dopodiché, subito, Franca, portami su quel pianoforte a coda, quinto piano con la donna. E sono un pubblico meraviglioso, ma meraviglioso veramente, ridono. Applaudono, applauso di scena aperta. Com'è il Fantozzi di oggi? Uguale a quello dei suoi tempi? Chissà perché si pensa che fosse infelice, no? Molto, molto appagato da. Prima di tutto aveva lo stipendio fisso e non lo potevano licenziare. È già in pensione. Si vestiva in una maniera strana. Adesso invece la televisione ha imposto, anche tu per esempio, i capelli di tutte le annunciatrici, non so se hai notato. Sì, tu dici non è costume, no, invece impone proprio. Ma mi sembra che tutto considerato sia molto più infelice il Fantozzi di adesso, perché adesso ha paura. Adesso comincia a temere che il predominio assoluto che aveva la cultura europea, cioè gli europei che hanno fatto fuori tutti, hanno fatto fuori gli indiani d'America, hanno fatto fuori gli indiani brasiliani, l'India brasiliana, hanno fatto fuori i cinesi con delle guerre disperate, hanno ammazzato i giapponesi. Adesso invece questi cominciano veramente a far paura. Se tu fai un viaggio a Shanghai oppure in Cina, ti rendi conto che il loro futuro hanno 120 anni di vantaggio. È impressionante le costruzioni e poi la ricchezza. Si è pentito di qualcosa nella sua carriera? Pentito? Beh, dico la verità, del 50%, del 60% delle scelte e delle cose che ho fatto, delle compagnie che ho frequentato, dei viaggi inutili e le vacanze superflue. E delle sue scelte politiche si è mai pentito?
Ma quello, guarda, la scelta politica fa parte della mia generazione. Io e De Andrea Metti, che siamo cresciuti insieme, abbiamo militato con una ferocia assoluta a sinistra del Partito Comunista Cinese, quindi una posizione da battaglia assoluta, e abbiamo subito la corazzata mitica, la battuta epocale, che è una cagata pazzesca.